Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, come promesso, siamo arrivati in quella che doveva essere una stazione della ferrovia, quella di San Cristoforo. Ma invece dei passeggeri, invece dei binari, invece magari col coronavirus, il detergente, abbiamo un bel bivaccante qui, con tanto di cibo, alcolici, eccetera. Le porzioni sono per due, di quello che troviamo qui. A me sembra che siano scappati di corsa. Sono scappati di corsa quando ci hanno visto entrare, ma esatto. Non è quello il problema. Abbiamo anche il profumo, le lamette qui, come puoi vedere, giubbotti e coperte. Quello che ci chiediamo noi è, qui non è una periferia, è una zona prestigiosa. Sì. Come mai può succedere una cosa del genere qui, Frank? Tu quando, che conosci la zona... Quando si lasciano strutture così dismesse, tendenzialmente qualcuno cerca sempre riparo. Qua non sono molto igienici nell'ambiente, però... Ma siamo a fianco al naviglio. Sì. Altri imboschi, altre pentole, bivacchi, bottiglie, e prosegue così, giù di là. Vi abbiamo appena fatto vedere settimana scorsa i carrelli segni di degrado, guardate cosa troviamo anche qui. Questo purtroppo l'abbiamo mancato, ma perché è un posto nuovo che stiamo vedendo, comunque c'è anche qui. E questo conferma quello che dicevamo le scorse settimane. E il nostro grande pensiero va a tutte quelle persone che sono per la strada, che non hanno un posto dove andare. Il comune, gli enti statali, regionali, pubblici, che dicono di non avere spazi dove costruire i loro uffici, le loro pertinenze, le case popolari, e noi ci troviamo a vedere queste cose così. Insomma,
sarebbe il caso forse di mettersi d'accordo e vedere di unire l'utile tra virgolette al dilettevole, cioè sistemare le aree degradate dandogli vita, dandogli persone, dandogli legalità, ordine e sicurezza. Quello è un passeggino, eh? Quello è un passeggino intero. Altre stanze con la tenda. Proseguiamo con i pernotti, seminterrato, questa struttura a fianco al naviglio, guardate cosa troviamo. E qui altre portierie. Bombole del gas. A seguire pentole. Qui ci sono degli estintori. Cari amici, stiamo proseguendo il tour della quella che doveva essere la stazione di San Cristoforo. Chissà che cosa ci sarebbe mai stato qui se la stazione fosse stata completata. Per ora c'è questo, un materasso, un letto piegato, delle confezioni di patate, delle carte da gioco, solite schifezze, bottiglie, urine, bottiglie di birre rotte, cibarie, spazzolini. Forse dovevano fare un motel, era meglio. E al piano di sotto ci abbiamo una bella discarica, metri cubi qua addirittura anche bombole dell'acqua, bomboloni dell'acqua, oltre alle bombole di gas che abbiamo visto. We'll be right back.
Quindi stiamo continuando a sopralluogare questa situazione. Qua c'era una rete e un materasso, come potete vedere è bruciato. Questo è quello che resta. Delle sigarette, delle bibite, delle coperte ed è un nuovo bivacco pronto per essere utilizzato questa sera. Quando qui non ci sarà nessuno, tutto è buio, ci saranno solo le persone che corrono intorno al naviglio. Questa è la situazione a San Cristoforo in questo momento, ma abbiamo un altro piano. Adesso saliamo ancora un pochettino. Falce e martello, qui ci affacciamo da uno dei pericolosissimi davanzali, come potete vedere, al piano di sotto, pieno di porcherie, e questa è la struttura vista nella sua interezza, piano per piano. Via San Cristoforo, Ludovico il Moro. E come potete vedere, confinante con questa struttura ci sono degli orti dove ci sono delle persone abusive. Ma la cosa che stupisce è quella di vedere i cartelli stradali, i cartelloni pubblicitari usati per chiudere dei tetti in questi capanni che non si sa se sono come la struttura a fianco tutti irregolari o no. Presto sapremo qualcosa. Per quanto riguarda quello che state vedendo, le immagini, direi che non c'è neanche bisogno di commento. Un'altra cattedrale nel deserto, dell'altro verde sprecato, soldi buttati via. Perché cosa? E soprattutto perché dopo tutto questo tempo questa struttura è ancora in piedi? Come avete potuto vedere è utilizzata anche da tanti ragazzi per ritrovarsi, si fanno le festicciole, si fanno gli spinelli, le canne e salgono anche sulle tettoie eccetera, si sono portati addirittura le sedie come vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, rischiando anche di farsi male, di cadere e schiantarsi a terra. Quindi anche qui richiediamo la sorveglianza, richiediamo che venga messa una messa in sicurezza fatta bene, possibilmente riconvertita in qualcosa o demolita. È inutile tenere queste strutture così. Comunque andiamo avanti. Cari amici e amiche, anche per questa settimana abbiamo terminato. Salutiamo il nostro nuovo ingresso Hermes, Frank Diamond, Paolo Rusconi dietro la camera, Tullio Trapasso vi saluta, ci vediamo la prossima settimana e andiamo avanti così. City Report. City Report.